Buongiorno e bentornati su Mantis Project TV. Oggi vi mostro una breve routine di esercizi di Qigong specifici per chi non riesce a dormire, no? Quindi magari se state girando su YouTube perché siete di notte, che non riuscite a addormentarvi, beh, provate a fare questi esercizi, anche per chi soffre di insonnia. Premessa, generalmente chi non riesce a dormire la sera o va a dormire con troppi pensieri, magari per quello che deve fare il mattino dopo, troppe preoccupazioni, quindi diciamo che c'è una fascia di persone che necessita un lavoro specifico a livello di quello che è la mente meccanica di superficie, quindi cercare di rallentare e azzerare, almeno prima di andare a dormire, i cosiddetti pensieri spazzatura. E per quello ci sono anche delle tecniche meditative, tra l'altro alcune di esse sono presenti sul canale. Un'altra fascia di persone sono quelle che mangiano male, perché purtroppo mangiare troppo e comunque mangiare male, mangiare cibi ad esempio troppo grassi, prima di andare a dormire non fa assolutamente bene, perché ovviamente vi va comunque a intaccare il funzionamento di tutto l'apparato che poi vi fa dormire bene, no? Sostanzialmente. E quindi diciamo che fatte queste premesse, che sicuramente imparare a acquietare la mente e a non mangiare troppo prima di andare a dormire, già questo vi aiuterebbe sicuramente a dormire meglio. Ci sono tre punti specifici, adesso facciamo una breve sequenza dove ci facciamo un automassaggio in tre punti specifici che servono appunto a calmare la mente e il corpo e a indurre il sonno. Poi vediamo due piccoli esercizi di respirazione per attivare il diaframma, che anche questo è molto utile per agevolare poi indurre un buon sonno. Allora, primo punto che andiamo a trattare è il punto Anmian, che significa proprio sonno profondo, tra l'altro. È un punto che si trova nella cavità dietro l'orecchio, sotto l'osso occipitale, quindi proprio qua dietro, dietro l'orecchio, lo sentite perché c'è proprio un punto morbido, quindi voi con i pollici mettete il dito, i due pollici dietro l'orecchio nella cavità sotto l'osso occipitale e prima di tutto tenete premuto per qualche secondo, poi massaggiate in questo senso, no? Per un paio di minuti. È importante ovviamente che non irrigidiate il collo mentre vi massaggiate, ma cercate di fa potete farlo anche da sdraiati, no? Va benissimo. Questo proprio un punto vuol dire sonno profondo, Amian, è importantissimo. E quindi un paio di minutini di massaggio. Poi il secondo punto che andiamo a massaggiare è la sala delle impressioni, Intang, che sarebbe punto del terzo occhio, situato proprio al centro della fronte. Quindi sull'osso frontale, anche qui con due dita tengo prima premuto per qualche secondo e poi inizio a massaggiare per un paio di minuti. Ok? Massaggio con due dita. Questo è anche un punto molto importante per acquietare la mente. Quindi un paio di minuti di massaggio. Adesso vediamo. Terzo punto, che è il punto, adesso terzo punto, punto Tai Yang. Tai Yang è nelle tempie, proprio in questo punto qui, grande Yang. Da qui afferro la testa in questa maniera e vado a lavorare con i pollici sulle tempie. Da prima tengo premuto, respiro e poi pian pianino 2 minuti di massaggio sulle tempie. Qui potete premere leggermente più forte rispetto ad esempio all'Anmian dietro, quindi massaggio. E già diciamo che dopo questo breve automassaggio dovreste essere a posto, nel senso che già dopo aver trattato tre punti del genere dovreste avere sonno, dovreste essere molto più calmi. Ad ogni modo, si possono aggiungere altri due esercizi. Il primo è per liberare il diaframma, perché magari tanti vanno a dormire, sono agitati e respirano
con il petto, respirano tutto in alto. Questo è un classico di chi è agitato. Il diaframma è bloccato e respira solo con la gola. Perché magari avete avuto una giornata stressante. Cioè, sono ovviamente ognuno ha le sue ragioni. Allora, anche questo, dopo aver fatto il massaggio, qualche minuto, una mano sulla pancia a livello dell'ombelico, sull'addome, l'altra mano sul petto, proprio qui, sotto le clavicole. Allora, da coricati, voi lo fate, io adesso sono seduto perché vi sto spiegando. Da qua, chiudete gli occhi ovviamente, ad ogni inspirazione, riempite la mano sotto, quindi riempite l'addome, spingete in fuori la mano sotto e svuotate il petto. Ovviamente non deve essere fatto con forza, ma deve avvenire in maniera naturale. Dovete immaginare di essere come una palla che si gonfia da sotto, una sacca. Il corpo cosa fa? Ad ogni inspirazione si svuota sopra e si riempie sotto. Poi espiro. Svuoto sotto e riempio sopra. E quindi state qui qualche minuto. Già con questo vi dico, spegnete la luce perché già con questo esercizio generalmente la gente si addormenta di botto. Però adesso ne vediamo ancora uno, non si sa mai. Quindi ricapitoliamo. Occhi chiusi, da sdraiati. Lascio scendere il respiro. È come voler respirare con l'ombelico da sotto, respirazione addominale, diaframmatica. Ok, questa è la cosa migliore che potete fare per educare il vostro diaframma, il vostro respiro. L'ultimissima cosa, ovviamente, lo potete poi dopo fare, ma anche da sdraiati, ma preferibilmente da seduti, un po' di Qigong, ma semplicemente unendo questo respiro, questa respirazione addominale diaframmatica con il movimento delle mani. Quindi da qui inspiro, le mani salgono, espiro, le mani scendono. Ad ogni inspirazione lascio circolare l'energia dentro di me, l'aria entra. Ogni volta che inspiro, giù e mi riempio da sotto. E poi espiro e torna su. Ovviamente questi esercizi vanno fatti con cognizione. Se vi mettete a fare, andate in iperventilazione e vi addormentate dopo domani, ok? Quindi non va assolutamente bene. Respiro naturale, lasciarsi respirare, morbido, non vi agitate. Cercate di calmarvi il più possibile. Vedrete che funzionerà alla grande. Va bene? Allora vi auguro una buona pratica e una buona anche dormita, possibilmente. Ci vediamo con i prossimi video. Ciao ciao!